15 di agosto è un giorno particolare ed unico per la città di Messina. È il giorno in cui la città si riempie di migliaia di persone che si raccolgono intorno alla storica macchina della Vara, in onore di Maria Assunta, Vergine Madre Santissima, protettrice di Messina e dei suoi abitanti. La Vara è una struttura votiva monumentale alta circa 15 metri per 8 tonnellate di peso, che rappresenta appunto l'assunzione di Maria in cielo fra il tripudio di angeli e cherubini. Anticamente le figure degli angeli, della Madonna, di Gesù erano impersonate da personaggi veri. Ma dopo gli incidenti occorsi, ultimo dei quali nel 1738, fortunatamente senza vittima, dalla seconda metà del 1800 i personaggi veri sono stati sostituiti da figure di cartapesta. Questa mattina la giornata di Maria Santissima si è aperta prestissimo alle ore 7:30 con l'aggancio delle corde alla macchina della Vara. Metri e metri di corde in pura canapa alle quali si attaccheranno i tiratori, certificati e censiti dal Comune di Messina e dal Comitato Vara. Grande sistema di sicurezza quest'anno, garantito oltre che dalla forza pubblica, carabinieri, polizie, vigili urbani, anche da varie associazioni di volontari. Una novità in più è la rete di protezione montata sulla parte di prua della Vara, ad evitare che se qualcuno malauguratamente dovesse cadere, possa venire travolto dai pattini della macchina. In questo momento si sta concludendo il solenne pontificale tenuto da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Messina, Monsignor Calogero Lapiana, nella cattedrale della città. Vediamo una sintesi della cerimonia. È un giorno di festa per la Chiesa, solennità dell'Assunzione della Beata Maria Vergine in cielo. Per noi un giorno particolarmente caro, per noi e per questa nostra città. Alla Vergine Santissima che oggi ci chiede di rivolgere gli occhi della mente e del cuore verso l'alto, lì dove è la nostra dimora eterna. A lei vogliamo chiedere di esserci sempre patrona protettrice. La gratitudine alla Vergine Santa, radicata nella storia della nostra gente e perpetuata nei secoli nel segno della Vara, si rinnova e rivive anche quest'anno nel pieno della feria di agosto. La macchina storica del trionfo di Maria, mossa dalla forza di centinaia di braccia, alimentate da zelo ed entusiasmo, solcherà le vie della città e l'anima grata dei messinesi vibrerà nel gridare il suo nome. Viva Maria!
Viva la Vergine custode della città della sua benedizione. Viva la Vergine della speranza di questo popolo. Viva la Vergine del sogno dei messinesi. La Vergine Maria, miei cari fratelli e concittadini, vuole percorrere anche le vie della nostra vita e, come suo figlio, vuole stare con noi, essere coinvolta nel quotidiano stare della storia di ciascuno di noi e in quello della nostra città, spronarci per un tempo di responsabilità e di ripresa che sempre imploriamo. Riferiamoci a lei come popolo in cammino, come cristiani che ogni giorno cercano di interpretare la propria esistenza secondo il cuore di Dio e nell'affanno della quotidianità desiderano coltivare sentimenti di pace, di giustizia e di gioia e pronunciare parole che traducono passione, interesse, rischio, strategia, fatica, solidarietà, vita nuova in operatività convinta e testimoniata. Stare con, per definire relazioni positive di ascolto, di comunicazione, di dialogo, di giustizia e di pace. Cristiani realmente impegnati, con un progetto di vita coerente e privo di compromessi, capaci di mettersi seriamente in discussione e di votarsi al servizio del bene comune e di prospettare nuovi o rinnovati stili di vita a fronte della crisi che si è abbattuta a tutti i livelli nella società. Stare con, per fare esperienza della sua materna protezione e del Vangelo attraverso i gesti, i sentimenti, che hanno il sapore del nostro pane quotidiano. Stare con, per affezionarsi e condividere i problemi dei più deboli della nostra città, con chi trepida per la precarietà del lavoro, con chi grida giustizia e si aggrappa ogni giorno ad una speranza. Vogliamo stare con Maria, per superare insieme a lei contraddizioni, divisioni, rassegnazioni ataviche nell'individuazione del bene comune, concretamente possibile in questo momento storico. Da lei possiamo imparare il coraggio della testimonianza, la sollecitudine verso il bene, il buono e il giusto. Lei, come mamma, saprà ascoltarci e consolarci, saprà curare le ferite che ci siamo fatti vivendo, ma soprattutto ci spronerà ad avere e a ridare fiducia ai nostri giorni, per abbattere le paure del nostro tempo, per creare un tessuto sociale e relazioni positive, costruire un futuro che rigeneri concretezze, serenità e vita ad ogni famiglia, ad ogni uomo, ad ogni cittadino messinese che guarda la Vergine sulla sommità della bara e grida «Viva Maria!» La partenza della vara da Piazza Castronovo è prevista per le ore 19. La macchina percorrerà tutta la via Garibaldi, lato mare, fino all'incrocio con la via Primo Settembre, dove effettuerà la manovra più delicata di tutto il percorso, la girata. La vara sfilerà tra le ali di folla in modo quasi miracoloso, grazie ai suoi tiratori e ai suoi timonieri coordinati dal sistema di sicurezza e dal comitato Vara. Le fermate fondamentali prima di giungere alla girata, che la porterà a concludere la sua corsa in Piazza Duomo, sono di fronte alla prefettura per il saluto del prefetto di Messina, all'incrocio con il viale Boccetta per la preghiera benaugurale del cappellano del comitato Vara, Monsignor D'Arrigo, e di fronte al comune di Messina. L'affluenza dei tiratori in piazza Castronovo inizierà già dalle ore 16. Centinaia di uomini e donne vestite di bianco e a piedi nudi prenderanno posto dietro e davanti la vara, per dare inizio al giorno più importante dal punto di vista della tradizione, della fede, della speranza per questa città che vuole rinascere e riscattarsi. Il giorno di Maria. Thank you.
da qualche momento i Capicord, voi tiratori, vocatori, siamo pronti, fra qualche minuto ci sarà anche quello che abbiamo chiamato nella storia, fra qualche minuto la prima scasata, ci teniamo pronti per questo, la Madonna abbiamo detto ci benedica e ci guidi. Viva Maria, viva Maria, viva Maria. Il prossimo appuntamento di preghiera dinanzi alla Madonna della Lettera e poi in cattedrale per quello che sarà l'ascolto e il messaggio del nostro Cristo. Pronti? Garibaldi in certi casi viene in pendenza da 20-35 centimetri di pendenza, socialmente dove arriviamo alla guardia costiera, alla capitaneria, come ben lei sa, è una pendenza e ci sono i timonieri e gli evocatori. I timonieri sono tutte quelle persone che ci sono in avanti, che si sacrificano, veramente fanno uno sforzo enorme. E dietro ci sono, maggiormente sono quasi tutte donne che non possono avere la forza di quei ragazzi che ci sono avanti, perché sono ragazze ben robuste e cose varie. Tengono in sesto con le chiamate, quelle di destra se deve andare a monte gridano monte, perché i scivoli, ben sa lei, non è che sono, la macchina votiva non ha sterzo, non ha niente, perciò noi siamo capaci di passare attraverso le due ali di folla come un laser.
fiorisce dall'entusiasmo, dal cuore, dal vostro battesimo nel dire a Maria, Madre nostra, regna su di noi, siamo qui per te, a gridare e vivere il grande dono della fede. Bene, un attimo di preghiera per tutti noi. Voluto benedire sotto la stella benedicente della Madonna, la nostra mamma, la Madonnina del Porto, pur con le colpe che caratterizzano le nostre fragilità umane, alziamo gli occhi al cielo per ringraziare Dio di questo infinito e grande dono. Questi giovani in cerca di lavoro, che presi dallo scoraggiamento, iniziano a non credere più a nulla, messi in crisi da un periodo storico senza precedenti. Benedice le famiglie disgregate soprattutto dove vi sono i piccoli. Fatica in onore della Vergine Maria, da quanti anni ti regalavano? Sono ancora pochi, sono solo 5 anni, però con sincera devozione e affetto verso la nostra protettrice che davvero ci dà tanto aiuto, tanto stimolo per aiutare insomma questa città a diventare sempre un po' migliore. Non c'è un motivo particolare, non c'è un voto fatto? Ovviamente nel mio cuore ci sono tante preghiere rivolte a tutti, ma soprattutto per partecipare a questo evento che veramente unisce migliaia di messinesi di ogni ceto e di ogni età. In che modo hai iniziato a tirare la vara? Semplicemente chiamato da alcuni parenti a partecipare e sono rimasto. C'è anche un legame familiare, c'è qualcuno della tua famiglia che già tirava da te? C'è mio fratello, i miei cugini, insomma. Di tutta la famiglia? Tutta la famiglia ed è una cosa molto bella che ci accomuna questa. Thank you.
Franco, come sta andando il tiro della vara? Ma grazie a Dio alla Madonna Assunta stiamo andando abbastanza bene, stiamo rispettando gli orari. Io vorrei, a nome di tutti i componenti dei tiratori della vara, vorrei ringraziare Tele Tirreno per la diretta che stanno facendo veramente con molto impegno, e non è da tutti fare una ripresa a mezzo a questa tutta gente. Noi a portavoce dei tiratori vorrei ricordare le vittime della Concordia e i terremotanti dell'Emilia Romagna. In particolare sul davanzale del comune ci sono due stendardi che rappresentano i nostri marò che sono tuttora detenuti in India. Ma vogliamo svegliarci? Il ministro della difesa, ma che cosa fa? Questi ragazzi hanno giurato fedeltà alla difesa della bandiera italiana, non dimentichiamoli, diamoci una svegliata. In più penso che oggi come oggi siamo fortunati che siamo qua, con la crisi che c'è il governo ci sta stressando, e preghiamo la Madonna che qualcosa possa illuminare la città di Messina con la nuova amministrazione, con i nuovi deputati, assessori, che pensano Messina, perché Messina non merita questo. Messina è la porta della Sicilia, e quando uno apre la porta che viene un conoscente, apre dalla porta, perciò Messina fa parte della Sicilia, fa parte dell'Italia, e siamo molto orgogliosi di essere siciliani, non italiani, siciliani. Ringrazio il dottore Piccione, perché sono molto attaccato a mio comparerino, è una persona molto molto sensibile, e vorrei mandare tanti tanti saluti a quelle persone che sono ricoverate nelle case di cura, al centro neurolese che ci sono ragazzi che sono allertati da circa 3 anni. Almeno con queste immagini i ragazzi possono vedere e provare l'emozione della Madonna. Viva Maria, viva Maria, auguri a tutti. Virata, noi abbiamo un segnale, c'è una botola a terra in ghisa, e in concomitanza col Banco di Sicilia noi abbiamo questo punto di riferimento, quella è una bussola. Noi quando il primo legno dei timoniere arriva a traguardare il portone della banca, Banco di Sicilia, noi quello è il nostro punto di fermo. Le corde, come inizio, i capicorda devono arrivare all'eno dei capi, dove c'è il bar a Bari, diciamo, arrivano i capicorda. Dopodiché, con un lungo applauso, si incomincia la manovra
la prima cordata di destra, lato monte, va a scendere e poi entrare in via Primo Settembre per essere sempre rivoltata sulla destra. Dopodiché si fa questa operazione, che ci vuole circa 20-25 minuti, si riparte, quelli di sinistra fanno lo stesso tragitto che si rivoltiamo anche noi, il capocorda si riporta nella via Primo Settembre. Perciò la vara, il cippo della vara guarda verso Cairole, giusto? In quell'istante le due corde, quella di sinistra, si incrocia con quella di destra. Quando si dà il via, che si dà, è una cosa molto importante questa, fra Rigano qui al centro, fra Di Bernardo e fra Forame, con la fischiata lunga di Molonia, questo sbalzo così, il cippo della vara si rigira e si mette in sesto. E come leggo le corde io, non può andare né a destra né a sinistra, è una molonia. Entrando dall'asfalto, entrando nel basolato lavico, è molto pericoloso, perché il basolato lavico non è come l'asfalto, perciò là dobbiamo avere più attenzione. Io ho pregato per diversi anni tutti i tiratori, quando arriviamo in via Primo Settembre, se possibilmente camminare a passo d'uomo, perché è molto pericoloso, perché la base lavica bagnata si scivola. E poi avere quel spettacolo e entrare al Duomo con una certa trionfatezza che stiamo conquistando la battaglia, perché arrivare al Duomo è una battaglia, perché si sa quando si parte, non si sa come si arriva.